Il lettore che voglia affrontare la lettura di questo libro deve avere una conoscenza almeno sommaria dei contenuti di quello che ne costituisce la fonte. Intitolato L'altra Europa, ed edito nel 2010 da Obion Work, in questo testo avevo cercato di dare un'organicità e una spiegazione agli scritti che mio padre conservava da molti anni. Quelle lettere e fogli sparsi li avevo sempre visti là, nella scrivania della stanza di studio e nella sua camera da letto della nostra dimora a Vicenza. Gli erano stati consegnati da Monsieur Maurice Schumann alla fine degli anni 40 o primi 50, quando si occupavano insieme della nascente Unione Europea. In effetti, subito dopo la guerra, era stato organizzato un nucleo intereuropeo di studiosi per elaborare le fasi e i capitoli che dovevano preparare gli studi per la nascente Unione. Le nazioni che vi avrebbero aderito, formalmente e più tardi, avevano provvisoriamente incaricato dei propri rappresentanti per articolare la natura giuridica e le funzioni programmatiche di questo soggetto interstatuale. L'avvocato Giacomo, mio padre, era stato individuato fra queste persone insieme ad altre, per conto dell'Italia, dietro interessamento di Alcide De Gasperi e di Monsignor Giovanni Battista Montini, che lo conoscevano da molto tempo. Nel corso degli incontri che si svolgevano in quel periodo, a volte in Italia, a volte in Austria o in Francia, egli aveva avuto modo di conoscere quello che certamente era uno dei personaggi più attivi di questo gruppo, Maurice Schumann, futuro segretario di Stato agli affari esteri e sostenitore di una forma federativa di unione, il quale non solo rappresentava il popolo francese, ma si poneva anche come esponente di un movimento europeista di estrazione francese, inglese e scozzese, che dichiarava di far risalire la propria strategia a un passato straordinariamente lontano, sfrangiato in denominazioni e unità diverse e apparentemente poliedriche, tuttavia perseguenti il medesimo obiettivo, il quale era l'unione dei popoli che gravitavano nell'area mediterranea. Avutane l'amicizia, Schumann aveva spiegato a mio padre la natura dell'organizzazione di cui egli si interessava e faceva parte. Egli aveva trasmesso alcune cartelle che contenevano gli elenchi degli aderenti di questa dal tempo. Si tratta di una strana compagine che appare molto antica. Viene indicata con varie denominazioni. Si dice presente quanto a sedi, luoghi d'incontro dei suoi aderenti e operatori in alcune nazioni europee e a mano che risale nel tempo si estende anche alle regioni mediorientali del Mediterraneo, cioè alle coste dell'Africa, l'Egitto, la Palestina, l'Asia Minore e la Persia e infine a località di altre aree geografiche. Io avevo annotato nei miei appunti un centinaio di nominativi di questi aderenti e una quindicina di località in cui operava o risiedeva la loro struttura. Quando ero giovane, infatti, il papà mi permetteva talvolta di leggere e di annotare la lunga serie di personaggi compresi nell'elenco di quelle cartelle, che poi andavo a individuare nell'enciclopedia Treccani. Ma nessuno di noi due era disposto a dar credito a ciò che quel materiale affermava, cioè all'esistenza di un organismo che opera nel corso dei secoli, retrocedendo dall'età contemporanea fino ad un gruppo umano sorgente vissuto intorno a 10.000 anni prima di Cristo. Tantomeno ci eravamo accorti che quella struttura veniva a collocarsi alla sua origine nel tempo e nel luogo in cui erano o sarebbero stati costruiti i famosi monumenti che tutti conosciamo come la Sfinge e le piramidi di Giza, secondo le analisi che l'egittologia ha fatto in tempi recenti. Nel febbraio del 1981 mio padre era mancato e io abitavo altrove. In attesa di decidere coi fratelli cosa fare di quella documentazione, avevo compiuto un riassunto molto stringato con gli appunti che mi ero scritto. Quando abitavamo assieme nel marzo del 2004, lo avevo depositato alla biblioteca bertoliniana di Vicenza. I miei due fratelli sono mancati a loro volta entro il 2000. Per definire con gli eredi la proprietà dell'incartamento, era nata una vertenza giudiziaria, conclusa anni dopo, inutilmente perché quel materiale risultò introvabile. Probabilmente era andato disperso al momento dello sgombero della casa paterna. Nel frattempo, sulla scorta di letture compiute nell'ambito dell'egittologia, ma soprattutto con la conferma dell'architetto Loris Bagnara, da me conosciuto per la pubblicazione del suo libro sull'Egitto antico dal titolo Il segreto di Giza, edito nel 2003, mi ero accorto della straordinaria corrispondenza, per non dire dell'identità esistente tra le due date. I luoghi rappresentati negli schizzi del documento che ho letto
e le scoperte che venivano compiute nel mondo dell'archeologia. Avevo letto anche il libro di Giorgio Galli, Petrolio e complotto italiano, pubblicato nel 2005 da Baldini e Castoldi, e le vicende della morte di Enrico Mattei che lui vi descrive. Ricordavo anche Mattei era buono conoscente di mio padre, fin dai tempi della Resistenza, e loro due avevano anche lavorato per questioni di forniture energetiche quando il papà era presidente della Camera di Commercio di Vicenza. Il mio genitore mi aveva raccontato alcune circostanze avvenute in occasione dell'attentato all'aereo del presidente Eni, perciò ritenni di telefonare al professor Galli per dirgli che avevo apprezzato il suo libro e che conoscevo qualcosa di quelle vicende. Il discorso si spostò sulle altre conoscenze che avevo di quell'organizzazione che si era occupata di eliminare Mattei e della sua connessione con l'organismo che aveva fatto da promotore o ispiratore dell'Unione Europea, ed era il medesimo descritto nella struttura elencata nei documenti consegnati da Maurice Schumann a mio padre. Galli era rimasto incuriosito da questo collegamento e mi invitò a casa sua a Milano, dove ci incontrammo e gli consegnai copia del memoriale da me depositato alla biblioteca di Vicenza. Gli portai anche gli appunti che mi ero fatto negli anni in cui consultavo le carte di papà, ripromettendomi di mostrargli gli originali quando ne fossi rientrato in possesso dopo il contenzioso con i familiari che avevano sgomberato la casa paterna alla morte dell'ultimo fratello. Con quegli appunti e il memoriale arrivammo alla risoluzione di pubblicare comunque un libro in cui io avrei esposto quanto mi rimaneva negli incartamenti paterni e le mie annotazioni, e lui ne avrebbe compiuto un commento. Per quanto riguardava le copie che avevo fatto delle piantine contenute nel fascicolo di in questione, aggiungemmo le osservazioni date dall'architetto Loris Bagnara. Fu lui infatti che identificò il sito geografico in cui riferivano le cartine con l'altipiano di Giza, quello sul quale sorgono le tre piramidi monumentali e la Sfinge. In realtà i disegni costituiscono lo schema dei sotterranei della Sfinge e dei passaggi che la collegano alle tre piramidi, questi ultimi non ancora esplorati ma ritenuti effettivamente esistenti dagli archeologi. Essi hanno un'importanza rilevante perché costituiscono la prova che quei monumenti erano stati sempre conosciuti dall'organismo che viene descritto negli incartamenti forniti a mio padre da Maurice Schumann. Rendono inoltre plausibile, o almeno non inverosimile, quanto viene affermato da quei documenti. La concreta presenza dell'organizzazione fin nei tempi ai quali essa viene fatta ascendere, perché solo di recente si è riusciti a datare quei monumenti o parte di essi al decimo millennio prima di Cristo. In effetti, i sotterranei della Sfinge sono stati scoperti dagli archeologi solo di recente, ma il fatto che Schumann avesse trasmesso a mio padre una loro piantina implica che altri della cosiddetta organizzazione conoscevano alla perfezione i recessi dei monumenti più antichi del mondo. I documenti consegnati da Schumann a mio padre affermano l'esistenza di una sorta di struttura trasversale che funge da catalizzatrice a determinate decisioni contingenti di natura economica, sociale e politica, in concomitanza con certi momenti storici importanti, e che essa è operativa, nel senso di non quiescente, almeno fin dalla metà del XIX secolo. Ma per quel che ho letto esiste praticamente dall'alba della civiltà, anzi, stando al significato di quegli scritti, fin dal 10.000 circa avanti Cristo, ed era ubicata a quel tempo in alcune località tra le quali l'isola di Gallonia, l'altura del Basso Nilo, l'antico Golfo Partico, il Golfo di Cambei, il continente Cambu, l'arcipelago di Vacca, l'isola degli Jomon, il continente di Seille. Gli scritti di Schumann contenevano anche un lungo elenco di personaggi, località e date che partivano dall'epoca di De Gaulle e retrocedevano nel tempo fino a un periodo collocato 12.000 anni prima dell'epoca odierna. Il libro L'altra Europa ha avuto un buon successo perché ha interessato altri conoscitori e amatori di storia antica e di esoterismo politico. Il 27/12/2012 la rivista Nexus New Times ha pubblicato al numero 95 un'ulteriore ricerca compiuta dall'architetto Bagnara sulle circostanze storiche e archeologiche indicate nel mio. Un altro apporto è venuto nel 2013 dalla ricerca effettuata da Diego Marin sui nominativi da me citati nel testo pubblicata col libro Il segreto degli Illuminati. Questi studi successivi hanno ampliato molto il quadro storico e giustificano una riformulazione del carteggio, al quale si aggiungono ora nuove considerazioni svolte dal professor Galli. Sfortunatamente mi trovo a lavorare sulla scorta di materiale inedito.
cioè sui miei stessi appunti estratti da quelli originali di mio padre. Con questa consapevolezza avverto i lettori, che sono invitati a fare affidamento solo sulla mia onestà intellettuale. Averlo dichiarato apertamente mi fa sentire in un rapporto di lealtà col pubblico e mi libera da un onere che non posso offrire. Per quanto riguarda me, avverto pienamente l'importanza delle notizie contenute nel memoriale Schumann, soprattutto ora che esse sono state avvalorate da professionisti esperti di archeologia e di storia alternativa. Effettivamente l'aspetto più importante dell'indagine di Bagnara e Marin è avere scoperto un reale filo conduttore che unisce i personaggi dell'elenco Schumann, in quanto questi ultimi sono accomunati dall'interesse per le scienze occulte e per l'archeologia parallela a quella classica. I due ricercatori si sono sforzati di indagare in un mondo che i loro contemporanei non considerano con attenzione. E in effetti si presenta molto fluido perché appartiene a categorie mentali che non si prestano alla verificazione cui gli storici sono abituati. Ma, scorrendo la lista, si rimane affascinati, presi dalla seduzione di concetti, simboli, immagini, che fanno risuonare qualcosa nell'intimo della mente, come se riattivassero un'esperienza compiuta dalla nostra specie e sepolta nelle forme archetipiche della memoria umana. Perciò sento quanto sia necessario questo secondo libro, col quale verremo a esporre ulteriori informazioni che sono state reperite dalla ricerca in questi anni. E il lettore comprenderà che la coerenza della trama che ne scaturisce è tale da sopperire almeno in parte alla mancanza della fonte storica diretta. Tuttavia rimane ancora inesplorata la parte che considero di gran lunga più importante del memoriale Schumann. Essa consiste nella dichiarata attualità di quella struttura sociale che è stata esaminata da Magnara e Marin per quanto riguarda i personaggi storici cosiddetti capofila della parte consultiva del memoriale stesso. E dobbiamo ricordare che esisterebbe una seconda parte, cosiddetta decisionale, e infine una terza, denominata attuativa, termine da me usati nel testo. Ognuno di questi settori è composto da gruppetti di aderenti, ciascuno col suo capofila o referente. Ne consegue che questi nuclei di operatori conoscono solo il loro proprio referente e nient'altro. Perciò questa struttura non solo è tripartita, ma è anche blindata dall'interno e dall'esterno. Ogni gruppo dialoga unicamente con i propri aderenti, uno solo di essi riceve informazioni dalla rete. Nella prima edizione avevo rilevato inoltre che questa organizzazione si fonde, sarebbe meglio dire si nasconde, nell'ambiente sociale, politico, religioso, scientifico, umanistico, letterario della propria epoca di appartenenza e quindi è indistinguibile dal contesto locale e storico. Se diamo credito alla vastità di questo orizzonte, capiamo che le ricerche pur approfondite di Bagnara e Marin hanno grattato solo la superficie. L'indagine è davvero scoraggiante, quasi impossibile. Un'organizzazione che si presenta con queste dichiarate caratteristiche ha ben poche possibilità di essere scoperta e decifrata. Ma sappiamo che l'uomo non è fatto per mantenere i segreti. Perciò bisognerebbe ragionare per scoprire qual è il lato debole di questo impianto, apparentemente enorme e indecifrabile. Se non altro sarebbe opportuno comprenderne se ci troviamo di fronte ad un grandioso allestimento segreto o solo ad una grandiosa bolla di sapone, magari costruita da burloni che si divertono a creare rompicapo storici. Di ciò non sarebbe da meravigliarsi, poiché costituirebbe una replica in chiave letteraria dei comunissimi virus da computer che i soliti buontemponi inventano per sentirsi qualcosa. Se invece la questione è una realtà, venga a confermare ciò che io stesso notavo un po' frettolosamente nel 2010, cioè che qualcuno si è imbattuto in quella che potrebbe essere la più grande scoperta storica dell'umanità, gelosamente e impenetrabilmente custodita da persone estremamente preparate e determinate, della quale e delle quali non si saprà mai nulla probabilmente, all'infuori di supposizioni più o meno appropriate. La cosa non sembra un semplice rompicapo o una burlonata da patiti di esoterismo. Non sono l'unico a ritenere teoricamente possibile che la democrazia, quanto di meglio l'umanità ha inventato per governarsi pacificamente, possa ridursi ad una dimensione di facciata, superata fin da quando essa esiste da quei pochi oligarchi che possiedono le fonti di ricchezza e o di potere del mondo. Costoro potrebbero essersi divertiti a dotarsi di una veste leggendaria, recuperando i miti dell'antichità e riadattandoli sulla propria misura, esattamente come è accaduto per ogni dinastia o per qualche apparato religioso cominciando dal cristianesimo.
In questo caso, quei buontemponi avrebbero seminato reperti e indizi un poco dappertutto per farci distrarre dagli affanni giornalieri e soprattutto per indurci a non guardare nella direzione giusta, che magari è proprio davanti alla porta di casa e dentro le notizie dei giornali. In conclusione, quello di cui intendiamo occuparci in questa nuova edizione non è scoprire il mondo dell'occulto o un enigma storico dell'interesse relativo a pochi cultori, bensì una realtà che dichiara essa stessa di essere attuale, viva, diffusa e reattiva, che vuole influenzare le decisioni mediante le quali l'umanità si regge, opera nel presente e svolge programmi per il futuro. A pagina 87 del libro dicevo testualmente: tali persone non esitano a ricorrere a tecniche di suggestione o di simulazione per pilotare l'emotività dell'opinione pubblica, le sue aspettative, le sue aspirazioni mentali, e conseguentemente far accettare cambiamenti strutturali che coinvolgono la comunità nazionale. L'attività dei singoli governi non sembra avere la capacità di interferire con la citata programmazione, quantomeno a breve termine, e neppure i partiti politici, che in realtà vengono tenuti totalmente esclusi da quella che in gergo viene chiamata la grande opera. E ora aggiungo, più che esclusi, essi vengono motivati e indirizzati da persone collocate al loro interno che usano il linguaggio stesso della politica e dei vari partiti, così che la gente comune abbia l'impressione di far parte del gioco politico usuale. La stessa cosa vale per i mezzi di informazione. Queste considerazioni non sono mie supposizioni. Ne ragionava in questi termini il mio padre, accorgendosi con disappunto che l'impianto europeo non nasceva propriamente o del tutto dai normali mezzi di formazione delle decisioni politiche, ma riceveva un prestito preconfezionato, un'infiltrazione di concetti che non proveniva esattamente dai singoli governi, bensì era per così dire scontato, indiscusso, una forma mentis di alcuni operatori. In queste sue considerazioni indubbiamente aveva una qualche influenza l'impronta democratica cristiana, che si coniugava con la formazione umanistica ricevuta dalla scuola e dall'educazione. Tuttavia non dovevano essere cose da poco, poiché era evidente che la stessa Chiesa non vedeva favorevolmente certe impronte mentali di alcuni fautori dell'Europa. E proprio per questo motivo Monsignor Montini aveva fatto il nome del Papa De Gasperi, quando si trattò di inserire i nominativi italiani nelle questioni europee dopo la guerra, proprio in considerazione della lealtà cattolica della famiglia da cui proveniva. Intanto, prima di andare avanti nell'esame di questa consorteria come ci è stata descritta da terzi, e prima di ammettere a prioristicamente la sua esistenza, io stesso ho mutato parere varie volte cercando di resistervi mentalmente, mi chiedo quale possibilità abbiamo di verificare se esiste effettivamente nel nostro tempo un'organizzazione simile a quella descritta. Affronto questa sfida quasi come un gioco di abilità, permettendo, come ho fatto nel libro L'altra Europa, che a rigori non si può spostare una simile visione della realtà senza almeno un principio di prova, e notando che questi soggetti, se esistono davvero, probabilmente dimostrano un certo senso dell'umore nel mimetizzarsi e giocare con il mondo. Il loro potrebbe infatti essere solamente un grande gioco di illusionismo, costruito, come ho detto, per divertirsi e prendersi beffa degli altri. Nel caso peggiore potrebbe invece essere realtà. In tale ipotesi, proprio in ragione di ciò che dicono i documenti di Schumann, non dovremmo certo aspettarci di trovarla nelle forme e nei modi di ogni altra consorteria conosciuta. Potrebbe essere piuttosto la controparte di quelle reali e comuni, note a tutti. Negli uffici, nei gabinetti, nei ministeri, fra gli opinionisti e i giornalisti e in qualche altro organismo dove si formano le decisioni di questa nostra umanità, compresi i mezzi di informazione, i pubblicisti, i direttori di riviste e i conduttori di dibattiti, qualcuno si incarica di inoltrare delle idee, delle proposte, le caldeggia o fa avanzare quelle di altri. Mette in circolo modi di pensare e favorisce la circolazione di ulteriori. Si crea in pratica un flusso di opinione. Ci siamo mai chiesti da dove nascono le opinioni? È un meccanismo spontaneo o indotto? Probabilmente molta parte è frutto della comune propagazione della cultura e dello spontaneismo, cioè sono idee vaganti, ma altrettante sono state introdotte da qualcuno che le ha dotate di una certa forza di persuasione e le sostiene fino a farle penetrare nell'ambiente voluto. Poi il resto viene da sé, proprio come i virus. Non sembra neppure che sia necessaria una notevole quantità di materiale umano. Solo il collocamento di soggetti idonei nei luoghi di immissione e di transito delle notizie. Prendendo l'esempio della moda e del costume, vediamo come un'idea,
un atteggiamento, un modo di fare e di dire, prende piede naturalmente, per imitazione. Non appena qualcuno che possiede dell'ascendente lo mostra per qualche tempo in pubblico o negli ambienti ove confluisce l'attenzione della gente. Avete mai notato come i neri che arrivano coi barconi nei paesi più sperduti dell'Africa indossano i jeans con cavallo basso, imitando l'uso dei giovani europei? Come si è diffusa l'alimentazione vegana nelle abitazioni moderne? Il successo incontrato da musiche, attrezzi, perfino mezzi di trasporto non convenzionali? La malleabilità dell'uomo è così connaturata e istintiva che basta un nulla per fargli mutare convinzioni e atteggiamenti. Fa parte della sua costituzione animale. Questo è ben noto agli operatori economici e politici che praticamente costruiscono di anno in anno il mondo di pensare delle masse. E la cosa più curiosa è che egli, l'uomo, se ne rende conto molto bene, tuttavia non sente di doversene liberare. Anzi, sta a questo gioco pur intuendo che in tal modo si fa massificare, cioè a dire e condizionare. Come se non sia evidente a tutti che la controparte di ciò che è perdita sostanziale di autonomia, o per dire in altri termini, di libero arbitrio. Le persone che riflettono sanno perfettamente che il sistema democratico, quel massimo apparato inventato dal popolo greco per rimanere in democrazia, cioè godere della libertà, è del tutto inutile quando il cittadino non può controllare l'operato del candidato scelto. Ma purtroppo ciò avviene sistematicamente perché la possibilità di valutare le azioni dei governanti ci è ormai del tutto preclusa dai condizionamenti dei quali giornalmente siamo circondati, che ottundono le comuni facoltà delle quali ci serviamo quando eravamo semplici agricoltori o raccoglitori nella foresta. Queste sono riflessioni molto tristi, rammentano a me stesso prima che agli altri che l'essere umano non è come l'abbiamo imparato a scuola nell'epopea del pensiero greco, bensì come lo hanno spogliato gli antropologi e gli psicologi da Freud in avanti. Un animale che ha appena completato la propria ominazione e contiene tutte le componenti dei suoi predecessori ipitecini, tra cui la facilità di entusiasmarsi, farsi trascinare da dispensatori di idealità, farsi prendere da numerose pulsioni istintive. Quando mio padre ed io ci scandalizzavamo alla sola idea che una consorteria anonima potesse manovrare più o meno la storia, avevamo in mente proprio quelle idealità di cui la Chiesa e la morale filosofica hanno ammantato il percorso umano. Eppure lui era appena reduce delle oppressioni di una fra le più feroci dittature della storia, e io stavo studiando le innumerevoli atrocità, le chiamiamo guerre, che le tribù, le civiltà e le nazioni si sono scambiate per una questione di stupidità e di stupida supremazia. Nonostante ciò, continuiamo a ribellarci alla sola idea che una categoria di nostri simili si arroghi il diritto di guidarci in questo comportandosi affatto diversamente da come fanno i mass media, che riducono le masse a sempre semplice merce di manovra. A ben vedere, non è forse vero che ci siamo privati già da tempo della nostra libertà, ammesso che lo sapessimo usare, come dubita Freud? E proprio questa libertà, quel poco di cui disponiamo realmente, non è stata sufficiente a condurre poco per volta alla rovina questo mondo meraviglioso? I documenti di Schumann dicono proprio questo. Esiste una struttura sconosciuta protetta da una sorta di mimetizzazione, di autocensura, che opera all'interno degli organismi contemporanei, dove si formano opinioni e si prendono decisioni. Essa è composta da persone comuni, indistinguibili dalle altre. Non è specificato neppure qual è il suo fine, tranne quello evidente di ricostruire delle situazioni appartenute ad un determinato passato, o meglio, di ispirarsi a un certo passato per aprire da esso un nuovo ciclo evolutivo. Cosa significa tutto questo? Cominciamo intanto da quello che siamo riusciti a decifrare finora, cioè a esporre e a descrivere quei soggetti che sono indicati nella lista Schumann. Il lettore si renderà subito conto che sono quasi tutte persone uniformate da occupazioni alternative, vale a dire interessate a materie che gravitano nel mondo di mezzo, fra il conosciuto e lo sconosciuto, ma con una predilezione per il misterioso, l'ermetico, l'occulto, l'astrologia, la geofisica, la storia arcana, le confraternite alternative, la massoneria, l'archeologia, l'etnologia, la cartografia e le scienze antiche, l'Egitto, l'Antico Testamento, gli ambienti letterari e artistici di nicchia, gli aspetti poco noti delle civiltà trascorse, l'antropologia applicata alle religioni e la psicologia, la musica, i fenomeni illusori, la mistica e le filosofie orientali, l'irrazionale. Tutto ciò che la scienza e le chiese ufficiali guardano con sospetto o rifiutano decisamente. Anzi, per molto tempo hanno vietato
e perseguitato, ma nei cui confronti l'uomo è attratto irresistibilmente. Queste connotazioni sono come un timbro di risonanza, un carattere che accomuna i personaggi dell'elenco. Ci dice qual è il loro mondo interiore e in qualche modo i loro pensieri. Essi sembrano navigare in una realtà astratta rispetto a quella degli uomini comuni, anche se sono insigni studiosi e uomini di mondo. Pur essendo radicati nel presente, si occupano spesso di cose del passato, sono attratti dalla spiritualità dei primitivi e delle civiltà trascorse. Architettano impianti urbanistici come riflettono gli orientamenti stellari e le forme delle città antiche. Si occupano della scienza e della tecnica, ma spesso la coniugano con la magia, l'alchimia e le filosofie occulte. Abbiamo una serie di persone che non esito a definire ambivalenti perché non sembrano radicate come tutti gli altri nel presente, ma sono sempre con un piede nel passato, nel futuro e nel magico, nel mondo fluttuante dei processi mentali archetipici. È sufficiente a classificarli come diversi? Se queste componenti si limitano ad un atteggiamento mentale, direi di sì. Se invece sono il riflesso di qualcosa di concreto che essi nascondono, allora no. In questo secondo caso diventano una tendenza o una categoria che si sente separata dal contesto umano del comune e perciò forma un apparato in azione o quiescente. Indubbiamente, se la lista Schumann corrisponde a realtà, possiamo dedurre che possa essere vera l'esistenza di una rete occulta di operatori nei gangli delle istituzioni. Ho detto che può essere, ma anche no, perché non possediamo alcun riscontro oggettivo. Inoltre, miriadi di associazioni, enti, organizzazioni, le più varie, possiedono elenchi di associati, operatori, simpatizzanti. Per questo il mondo non è migliore o peggiore. A questo punto sento di non poter aggiungere null'altro. Non voglio lasciarmi condizionare dalla seduzione del mistero, che fa scrivere libri e soddisfa quelle trasmissioni televisive molto ricercate che sopravvivono grazie al fascino dell'arcano. La vita è una realtà molto concreta e piena di prove per ogni uomo. Conviene occuparsi del contingente, perché è fin troppo denso di affanni. Paolo Rumor.